lo conosce o magari conosce la figlia Dacia, è una figura fondamentale del Novecento. Perché Aldo Orton non è stato solo un fotografo, ma è stato tante cose, è stato uno studioso, è stato un docente universitario, è stato un viaggiatore, è stato un alpinista, è stato uno scalatore. La sua storia è molto avvincente, anche la storia della sua famiglia, in un certo senso. Diciamo che la sua famiglia non è italiana, suo nonno era della Svizzera italiana, era di Lugano. E però stiamo parlando della fine, cioè della metà dell'Ottocento, che ebbe una idea geniale. Roma diventò capitale nel 1861. Allora lui ebbe questa intuizione che risulterà molto dannosa. Roma allora era una città che non raggiungeva neanche i 180.000 abitanti, che diventava capitale. Lui disse: là ci sarà tantissimo da costruire. Per cui si trasferì a Roma e fece il Palazzinaro, fece cose belle ma anche cose pessime, di distruzione di colline e cose di questo tipo, e accumulò una ricchezza enorme. Dopodiché i Maraini si trasferirono a Firenze, infatti Fosco nacque a Firenze. Il papà di Fosco fu uno scultore, un abilissimo scultore. La madre invece era polacca di lingua inglese, per cui questo anche spiega la sua formazione multiculturale. E il padre, purtroppo, diciamo, si lasciò affascinare dal fascismo e divenne un pezzo grosso, ricoprì delle cariche importanti nel ministro della cultura fascista. E questo creò dei dissidi profondissimi con Fosco, che invece fu sempre uno spirito libero. E Fosco si innamorò a Firenze di una ragazzina, aristocratica anche lei, Topazia, alleata di Sala Paruta, palermitana, che praticamente anche loro erano ricchissimi, erano proprietari terrieri, facevano parte di quella aristocrazia che Tomasi Lampedusa ci racconta così bene nel Gattopardo. E loro si conoscono, come ci si poteva conoscere e innamorare in quegli anni, e poi lei torna a Palermo e Fosco fa, tra l'altro, un avventuroso viaggio in moto, simile a quello che Che Guevara fece in Argentina con la sua Poderosa. Arrivò a Palermo e, insomma, questo affetto si intrecciò sempre di più. I due poi successivamente si sposarono. Un episodio simpatico. A proposito, i Sala Paruta erano quelli che producevano il vino Corvo. Forse se c'è fra noi qualche... esatto, qualche intenditore sa di cosa sto parlando. Quel meraviglioso vino rosso e bianco che di solito mettiamo sulla nostra tavola. E praticamente un episodio simpatico è che, simpatico fino a un certo punto, è che che la moglie di Antonio Maraini, il papà di Fosco, era una tipa molto alternativa, era una scrittrice, poetessa, per cui anche lei non è che sopportava tanto questo marito fascista. E comunque si trovarono una volta in una riunione di famiglia, tutti e tre, e Antonio Maraini ha la bella idea di regalare, doveva essere una festività, Natale, qualcos'altro, la tessera del Partito Nazionale Fascista, e Fosco la prende e la butta per terra. E a quel punto sia il padre che la madre se ne vanno via per la e se ne va via anche Fosco. E rimane la povera Topazia legata, Sala Paruta, sola in questo salone, senza sapere che cosa fare. Per cui questo era Fosco. Fosco, non appena si laurea in scienze naturali, lui parte con un veliero, con l'Amerigo Vespucci, e fa dei corsi d'inglese. Ma questo veliero andò tanto lontano, andò in Oriente, e fu quello che lo fece innamorare dell'Oriente, dell'Estremo Oriente. E poi successe un fatto che potremmo definire addirittura karmico, nel senso che
Fosco Marraini, che era un appassionato alpinista, si trovava sul lago di Misurina, che stava preparando i suoi bagagli per andare a scalare nel Calore e dalle parti di Cortina, non so, e a un certo punto svolse gli scarponi e in un pezzo di giornale vide Giuseppe Tucci cerca giovani fotografi per una spedizione in Tibet. Che fortuna! C'è proprio quello che ci voleva. Lui non fa altro, si presenta da Giuseppe Tucci e Giuseppe Tucci appare una persona estremamente cordiale. Giuseppe Tucci era una autorità, cioè anche lui fascista, lui viene chiamato l'esploratore del Duce. Poi sarà anche, ma lui non gliene fregava niente di fascismo, lui gli interessava, lui era innamorato dei propri studi. Lui avrebbe fatto il patto col demonio pur di poter andare a fare la sua spedizione, però è un personaggio ma tanto particolare. Per cui lui si svegliava la mattina in base al fatto che ci fosse il sole o ci fosse il cattivo tempo. E in base a quello poi manifestava il suo carattere. Quel giorno c'era sole evidentemente, perché accorse Fosco Marraini benissimo da compagnone e lo assunse immediatamente. E partirono nel 1900, la prima sua edizione fu quella del 1937 e partirono verso il Tibet. I due, diciamo, e lì c'è quel libro bellissimo che ciascuno dovrebbe avere, che è Il segreto Tibet di Fosco Marraini, che adesso è stato ristampato in innumerevoli edizioni. E fra i due, diciamo, che non è che che si presero poi tanto, ma soprattutto si crearono delle forti gelosie, e di queste gelosie fu responsabile questa bellissima signora, la principessa del Sikkim, e l'oto della fede gioiosa. E sì, c'è un pochino di gossip in questa storia. questa storia è molto interessante. Cioè, noi l'abbiamo proprio scelta come simbolo della mostra, perché è una tibetana che però guarda verso Occidente. E praticamente lei, cioè il Sikkim in quegli anni era ancora uno stato indipendente. Era uno stato tibetano, però indipendente. Come era indipendente il Ladakh, il Bhutan, e lo è ancora, e come era indipendente il Tibet. E poi successivamente fu inglobato il Ladakh, il Sikkim, e il Bhutan rimase indipendente e il Sikkim fu inglobato dall'India. E lei era appunto la figlia del Maharaja, che però, diciamo, era buddista, si chiamava Maharaja, però non era nel classico Maharaja che ci possiamo immaginare. La popolazione era buddista e praticamente questa giovane, ci fu una fortissima simpatia fra i due. Però Tucci, che doveva essere primo in tutto, e voleva essere lui a conquistare il cuore di Pema Chodron. E da qui dicono che nacquero, cioè, nacquero sicuramente dei contrasti. Probabilmente l'oggetto del contendere fu la principessa del Sikkim. Però, cioè, dite voi che siete donne, fra i due chi avreste scelto? Non so. Cioè, non c'era contesa proprio. E praticamente, quando la conobbe lui, la principessa ha 22 anni, e Marin la descrive così: è intelligente, nervosa, altera. I capelli nerissimi, riuniti in una treccia alla tibetana, incorniciano un volto sottile, pallido, dove splendono due occhi, ora intensi e penetranti, ora improvvisamente languidi. La bocca, piccola, mobilissima, passa, con le variazioni di una sensibilità resta e sottile, dal sorriso al disappunto, dalla serietà ad un attimo pensioso alla malizia di un sottinteso. Ecco, e per Marain, la principessa proprio rappresenta un mistero, come il Tibet è un mistero, però Marain ha un approccio completamente diverso a tutti i viaggiatori che arrivavano in Tibet prima di lui, perché
Mareini aveva la capacità di vedere gli uomini più che le cose. E Tucci vedeva l'arte, era un genio in questo, ma Mareini guardava l'umanità. E nel Tibet scorse delle persone, degli uomini, delle persone estremamente umane, accoglienti, e che comunque passionali, che si ubriacavano, che si appassionavano, che litigavano, degli uomini come noi, degli uomini come gli italiani, anzi forse più simili ai meridionali. Per cui fu affascinato da questo popolo e fu affascinato dalla principessa, con la quale ebbe un rapporto che lui dice platonico, e lo spiega anche dicendo che insomma la corte del Sikkim erano così attorniati da persone che era impossibile andare oltre. Però questo rapporto fu sicuramente molto intenso, lo si vede da quello che scrive Mareini, si vede che è una persona che è proprio innamorata. D'altronde poi Mareini si innamora di tante donne, ha sempre fortuna, ha sempre rapporto comunque con delle donne tolleranti che accettarono la situazione, sia Topazio ma anche l'ultima moglie che è venuta qui, ci ha raccontato, una persona deliziosa, una moglie giapponese, Mieko, per cui ci avuto sempre questi rapporti abbastanza liberi e tranquilli. Per cui Tema Ciocchicci, di racconta Mareini, parla assai bene l'inglese, conosce l'Occidente per studi e letture, ma non si è mai allontanata dall'Asia. A scuola ha imparato a memoria, storie ed antologie, è stato in collegio a Kalimpong e ora legge Life, Vogue ed Reader's Digest. Però confonde Colbert con Flaubert e Aristotele con Mefistofele. Ma della civiltà tibetana conosce ogni aspetto. Adora le cerimonie buddiste ed ha una speciale venerazione per Milarepa. Ecco. E tra l'altro lei era così, diciamo così, inserita e piena di cultura buddista, che racconta delle cose che noi occidentali facciamo fatica ad accettare. Per esempio, racconta Mareini di questo suo zio, che era un lama, un sacerdote molto importante, che praticamente quando lei era piccola sì, levitava da terra, per cui lei, poverino, doveva alzarsi sulle punte per potergli parlare. Ma è chiaro che a noi sorge lo scetticismo, però anche quando Ippolito Desideri, di cui ho parlato ieri, voi purtroppo non c'eravate, che è un gesuita che arriva in Tibet e si innamora del Tibet, è costretto ad andare via, in situazione anche particolare, ci parla di miracoli. Però ovviamente dà la potestà di questi miracoli alla potenza di Dio, però anche poi il desiderio vede dei miracoli. Io non ci credo, francamente, per dirlo poi. Però evidentemente la suggestione deve essere tale che questi vedevano delle cose che non esistevano. E purtroppo la prima Ciocchi, con cui intrattengo un lungo rapporto, poi lei muore, poi lo conosce l'Occidente. Poi lei va a New York e praticamente poi va a New York, però va per curarsi perché e muore abbastanza giovane, intorno ai 40-45 anni, ecco. E praticamente poi il Sikkim, vabbè, poi il Sikkim fa parte dell'India, e così insomma è una storia sì, che, non felice, ecco, ma che si conclude un po' infelicemente. Ecco, ho invece un'altra figura molto, molto interessante, è il piccolo Bodhisattva. Gawang Lobsang Choden. Lui era un turco, non so se avete sentito qualcosa dei turchi, cioè i turku sono praticamente delle reincarnazioni, cioè sono reincarnazioni, sono delle menti che si sono liberati dal ciclo del samsara, per cui si reincarnano nel corpo in cui vogliono. Infatti c'è nel buddismo tibetano c'è una notevole differenza tra rinascita e reincarnazione, perché tutti abbiamo la rinascita nei vari regni, dai più felici ai più infelici,
Però non decidiamo noi, è il nostro karma, cioè le azioni che abbiamo commesso nel passato a portarci in altri corpi. Invece la reincarnazione vuol dire che proprio è la mente, è la coscienza che decide dove reincarnarsi e sa già dove reincarnarsi. Infatti sul punto di morte i Tulku danno determinati segni. Il Lama, Sua Santità, il 14° Dalai Lama, è un Tulku, infatti è stato riconosciuto da tanti segnali che aveva lasciato lui prima di morire. E lui era un Tulku di un teologo importantissimo della scuola Gelupa. E ha un bel incontro perché è un bambino, però nello stesso tempo ha questa aurea di santità. Per cui quando incontra Maraini si comporta da reincarnato, per cui prende le offerte con un'estrema serietà. E quando però vanno via, rimane lui e Maraini, il bimbo capisce che Maraini è una persona un po' particolare, gli fa vedere una palla che gli hanno regalato e gli dice: mi insegni il gioco della palla, per cui dentro di lui era rimasto un bambino. E questo bambino poi purtroppo si imbatte nella invasione cinese, per cui quando è più adulto lui viene rinchiuso in carcere a Lhasa, dove passa 2 anni terribili e poi in qualche modo riesce a fuggire attraverso avventure rocambolesche. Giunge in India e poi con alcuni amici americani va negli Stati Uniti. E poi lui va a Ithaca, nello stato di New York, dove vive tanti anni insegnando buddismo lingua tibetana. È considerato anche un maestro importante. E Fosco con insieme a Mieko, che sto parlando, me l'ha raccontato l'altro giorno, praticamente sono andati a trovarlo, però lui aveva perso veramente ogni volontà di vivere. E le persone che lo conoscevano dicono che praticamente da sempre che era così. Evidentemente la prigionia proprio gli aveva piegato l'animo, per cui aveva perso, insomma, tutto quell'ottimismo che già possiamo vedere in questi occhietti. E infatti poi dopo che conosce Fosco, che è una bellissima cosa, che Fosco, pensate un po', dopo mezzo secolo, se non di più, riesce a rincontrare questo piccolo là, però qualche anno dopo l'incontro muore. E passiamo adesso ai lignaggi del Tibet. Questi sono i Bompo, che Maraini definisce gli Etruschi dell'Asia. Ecco, i Bompo, non so se ne avete sentito parlare, comunque è la religione più antica del Tibet, cioè la religione preesistente è il buddismo. Il buddismo fu introdotto da un imperatore tibetano che si chiamava Prisong Detsen, stiamo parlando del VI secolo. Prima esisteva questa religione che era una religione sciamanica con dei riti molto particolari e complessi. Diciamo che però lo spirito Bonno in qualche modo è entrato nel buddismo. E il buddismo non ha mai risolto del tutto la religione Bonno così. E tanto che i Bonno esistono ancora, hanno i loro riti, ma anche il buddismo è in qualche modo Bonno. E questo spiega anche quelle figure spesso paurose. Quelle molto probabilmente sono delle divinità Bonno che sono state addomesticate dal buddismo. Infatti vengono interpretati come, non come dei demoni, ma come delle divinità che assumono un aspetto demoniaco per far fuggire le forze negative. E quelle probabilmente sono di derivazione. Non è integrato nella religione buddista? Non è, perché è rimasto sempre separato, però è stato influenzato. Come d'altronde anche il cristianesimo, no? È stato influenzato dal paganesimo, no? È rimasto qualcosa. Però i cristiani hanno costruito delle chiese. Certo, certo. E infatti di Bonno sono rimasti pochissimi, però l'influenza c'è a tutti i livelli. E queste foto sono straordinarie, no?
sembrano veramente degli antichi, degli etruschi d'Asia. E questi sono due sacerdoti Bonno. Questi sono invece, questo è un lama, anzi no, questo è un altro prelato Sakya. I Sakya sono un altro lignaggio del Tibet. Nel Tibet ci sono, diciamo, quattro lignaggi. I Kagyu, appunto, i Sakya, i Gelu e i Nima. I Nima praticamente, partiamo dai Nima perché i Nima proprio si definiscono o gli antichi, e i Nima sono il lignaggio che non è che sia antico, ma che si rifà a quegli insegnamenti buddisti che erano stati appunto portati in Tibet dagli i primi imperatori buddisti. E praticamente diciamo così, che la filosofia Sakya si basa sullo Dzogchen, che è una sorta di addestramento molto particolare, che qua non è il caso di parlarne. Diciamo che i Nima praticamente si riallacciano a un maestro tantrico e taumaturgo che fu fatto venire in Tibet da Trisong Detsen, uno dei tre sovrani, dei sovrani del Dharma, perché hanno introdotto il buddismo in Tibet. E Padmasambhava è ancora molto, molto, diciamo così, adorato. Praticamente era una sorta di sovrano e taumaturgo. E nel momento in cui fu introdotto il buddismo in Tibet, sembrava, cioè, successe qualcosa di particolare. Cioè, i templi che venivano costruiti avevano delle crepe, per cui fu invitato Padmasambhava, che era appunto una sorta di stregone, ed allora questi avvenimenti particolari non ci furono più. Ma molto probabilmente erano gli stessi Bonno che facevano degli attentati, che poi in qualche modo finirono. Questo volendo dargli una interpretazione più razionale. Adesso andiamo un pochino avanti, perché se effettivamente mi sto dilungando troppo. Questo è invece è un Kagyu. I Kagyu sono invece è quel lignaggio che è molto pratico. Cioè, i Kagyu praticamente vogliono che tu stia bene, non si preoccupano dei sistemi filosofici, perlomeno se ne preoccupano un poco. Ti insegnano come fare, con ovviamente con pratiche meditative, come fare a liberarti dalla sofferenza. Sono stati maestri Kagyu, sono stati Milarepa, anche forse così si è sentito parlare, Marpa, Naropa. E poi qui passiamo invece questo maestro Gelu, e invece questo dovrebbe essere, dunque vediamo, allora questo è il Lama Tongkie, che è comunque Kagyu. Anche questo è un lama Kagyu, e questo no, no, questo è un eremita, è l'eremita Tsampa Tendar. E invece questo è un altro turku, Buton, che è reincarnazione di un lama che visse nel XIII secolo. E questo invece è la foto di Gian Pietro Martolin, che ovviamente ha fotografato recentemente, e fa vedere un rito in un monastero buddista. Ecco, passiamo qui. Ecco, questi sono, foto, questo è veramente un foto spettacolare, con questi rossi vermigli. Queste sono le foto di Martolin, sono state inserite un po' per contrasto, no? Per far vedere il Tibet di Malaini contrapposto al Tibet moderno, che in qualche modo resiste, che intende rimanere attaccato alla propria religione. E queste sono le foto, cioè sono rappresentate
queste trombe, no, che sono molto caratteristiche del Tibet. E questo ovviamente è un monastero tibetano, questo dovrebbe essere un monastero tibetano dell'Ardo. Buongiorno. E noi stiamo facendo una visita guidata, per cui forse meglio che vi unite. Se possiamo, volete. Certo, molto volentieri. Magari vi siete perso qualcosina, però, va bene, visto che siete qui. Ecco, noi abbiamo illustrato, poi questi magari ve li guardate voi, e abbiamo parlato un pochino di Fosco Marini. Adesso siamo arrivati in questi pannelli che esibiscono queste stupende foto a colori, e stiamo parlando della vita nel monastero. Nel presente, poi siamo nell'Amudo. L'Amudo è una regione orientale del Tibet, è una delle regioni che non è riconosciuta neanche come Tibet, perché è stata inglobata nel Sichuan cinese. E lì è veramente difficile praticare, perché non è riconosciuta, neanche la lingua tibetana è riconosciuta. Questi monasteri sono veramente ancora delle forme di resistenza al passato. E qui siamo in una biblioteca tibetana. E come l'ha vista Tucci e come oggi. E questo è un testo tibetano. Ora, qua c'è anche da dire qualche cosa, perché praticamente i testi tibetani, non so se avete potuto mai vederli, sono praticamente lunghi e poi si girano così. E sono per certi aspetti anche molto vicini ai nostri libri moderni. E praticamente sono libri che vengono impressi tramite delle xilografie, cioè c'è una matrice di legno su cui vengono impressi al contrario i caratteri e poi vengono stampati. Ora la cosa straordinaria è che questi primi libri sono dell'anno del VII secolo, sono del 600, e quando ancora in Occidente c'erano gli amanuensi che scrivevano a mano, per cui il primo testo a stampa del mondo, 900 anni prima di Gutenberg, noi l'abbiamo trovato nelle grotte del Dunhuang, nelle grotte di Mogao nel Dunhuang, che è una regione cinese, dove praticamente in questo luogo che si trova in un luogo desolato, ma in cui convertono diverse religiose, c'erano buddisti, ma c'erano anche i nestoriani, cioè i nestoriani erano quei cristiani che erano fuggiti perché il patriarca Nestorio non riconosceva il dogma del concilio di Efeso che Cristo fosse fosse il Dio, ma che la Madonna fosse la madre di Cristo uomo, ma non del Cristo Dio. Per cui loro erano fuggiti prima in Persia, poi erano stati mandati in Cina e sono stati accolti, ma anche in Tibet, sono stati accolti comunque in Cina, che erano molto più tolleranti. Per cui lì troviamo tutti questi testi. E il primo testo stampa che abbiamo individuato, che mi pare che sia nella biblioteca, comunque in Inghilterra, credo che sia nella biblioteca di Cambridge, è un sutra buddista proprio. Ovviamente la differenza con Gutenberg è che Gutenberg utilizza la stampa per altre mobili, per cui diventa tutto molto più comodo, piuttosto un testo tu lo devi stampare, e quello era non è che potevi. Invece con la stampa per altre mobili hai la possibilità di stampare in maniera molto più veloce. Però c'è anche da dire, stiamo parlando di 800 anni prima, diciamo che però loro si fermano qui perché hanno continuato, poi anche adesso i testi vengono stampati con questo sistema. E i testi, praticamente la matrice, viene conservata nei monasteri. E che, una persona che vuole consultare un testo, se ha la possibilità, va nel monastero, paga e si fa le fotocopie, diremmo oggi. Cioè si può fare la stampa del libro. Però la matrice non viene assolutamente data in prestito, rimane sempre nei monasteri. Adesso passiamo invece, diciamo così, dalla biblioteca, passiamo alla libreria e vediamo la scuola, il sistema scolastico, che anche in questo caso è rimasto abbastanza simile, perché
la scuola avveniva quasi esclusivamente nei monasteri. Praticamente l'unica possibilità di studiare che c'era è di prendere i bimbi e affidarli al monastero. Può sembrare una cosa, ma i monasteri, poi chissà che cosa gli inculcano, però è quello che facciamo, che noi quando mandiamo i nostri bambini a scuola, chissà che cosa gli insegnano, oppure qualche decennio fa davamo i bambini, mettevamo in collegio dei preti, che poi, vabbè, non dico. E perciò questo è ancora adesso, perché ancora è nell'Arat, esiste questo sistema, il monastero costituisce la loro famiglia. Infatti è venuto un lama a parlargli, aveva anche qualche dubbio, perché praticamente questi bimbi poi andavano a scuola, però comunque stavano nel monastero, loro vivono, poi la famiglia si riprende d'estate. Ma a quanto pare loro sono contentissimi, ma non è successo con il Covid, perché hanno più gli stessi nostri problemi, perché non potevano andare a scuola. E allora che cosa hanno introdotto? I tablet cellulari. E lui, appunto, questo lama, Fondino, chiedeva a noi occidentali, stiamo facendo una cosa buona. E io gli ho detto, guardate che siamo noi che abbiamo bisogno del buddismo in Occidente, perché il buddismo può essere la risoluzione di tanti problemi, primo quello ecologico. Voi non avete bisogno della nostra spazzatura, perché questi sistemi, che magari per loro sembrano straordinari, ma rovinano la concentrazione, sono pericolosissimi. Però l'Occidente arriva anche lì. E adesso passiamo invece alle danze tibetane. Cioè, praticamente, qua mi dispiace veramente che, non è, che con Gian Pietro c'è stato questo equivoco, perché Gian Pietro ha fatto queste foto e sa benissimo che cosa c'è dietro. Fatto loro con Piero Verni, hanno fatto anche dei documentari su Cham. Comunque, le danze, scusate che questo non è disordinato. Ecco. Allora, il teatro tibetano praticamente ha due. Io vi prego, cioè, se vi capita, sponsorizzo, tanto non spero niente. E sabato prossimo c'è il maggiore esperto di teatro tibetano in Italia, Antonio Pisani, che tra l'altro è anche un pochino avanti con gli anni, per cui bisogna approfittarne. E vi parlerà benissimo del teatro tibetano, cosa è stato il teatro tibetano e come la fine del teatro tibetano rappresenta la conclusione di una civiltà. Per cui è venerdì e sabato prossimo, sabato 19, adesso non ricordo, comunque casomai vi lascio dei piani, e non mi ricordo se mattina o pomeriggio. Per cui io veramente vi inviterei di venire ad ascoltarlo. Comunque il teatro tibetano praticamente ha, diciamo così, due famiglie, diciamo così. E cioè c'è il teatro religioso. Scusate, faccio disastri. Non avevo gli occhi dietro. Il teatro religioso è questo, è il Cham. E in un'antica tradizione legata anche al Tantra, il Cham si pratica nei monasteri. Ovviamente, quando gli occidentali hanno visto questi mascheroni, già avevano qualche sospetto, ma si sono convinti che il buddismo era ispirato direttamente da Satana. Questo è stato un momento di non dialogo fra le due civiltà. Quando i poveri monaci gesuiti e cappuccini sono arrivati all'Asa e hanno capito che il buddismo non aveva un dio creatore, hanno detto: ma questa religione è peggio del politeismo, perché il politeismo avrà qualche dio sbagliato, ma almeno ce l'ha, ma questi non hanno manco il dio, per cui sono la peggiore delle eresie e sono ispirati dal demonio. Per cui diciamo, sono una cosa veramente molto pittoresca. Qua vediamo praticamente la stessa maschera, no? Fotografata da Fosca e fotografata da Gian Pietro Mattarini. Ma che cosa viene utilizzato? Per esorcizzare? No, assolutamente. Erano delle ritualità sacre, per diciamo così, rendere benevole le forze che governano l'universo. Non avevano nulla di particolarmente drammatico.
che servivano anche a impressionare, l'effetto era poi quello di impressionare i credenti, infatti le persone poi piangevano, gridavano. Oh, io ho visto qualche documentario, però non so neanche cosa dicono, per cui non sono neanche un esperto, diciamo, ma Gian Piero sicuramente mi saprebbe raccontare meglio. E noi vediamo il lato folcloristico, ecco, ma è una sorta di manifestazione sacra, come potevano essere i misteri medievali, no? Cioè quelle manifestazioni che praticamente ti avvicinavano al sacro, non alla divinità, perché nel buddismo, però anche nel buddismo, anche se non si parla di Dio creatore, le divinità ci sono e come. Ecco, ci dice Piero Vergni che diciamo, sono comunicazioni che toccano con grande forza il cuore e la mente di quanti assistono alla sacra rappresentazione. Le danze rituali sono parte integrante della tradizione tantrica, vengono eseguite per lo più da monaci e si tengono nei cortili dei monasteri, sono rappresentati per motivi spirituali all'interno di un preciso contesto religioso. Per un viaggiatore assistere a un cham è un'esperienza straordinaria e in certi casi addirittura sconvolgente, anche se più delle volte la quasi totalità dei simboli usati dai danzatori gli sarà sconosciuta ed oscura, come sottoscritto. Rimarrà comunque coinvolto dalla incredibile ricchezza del linguaggio della danza. E, ecco, dall'altra parte c'è il teatro tibetano laico che si chiama Anchen Lam, di cui vi parlerà Attisanse. Vedrete ad ascoltarlo, che è praticamente racconta delle storie sempre attenente alla religione buddista, per cui per esempio parla della generosità, degli eccessi della generosità, perché parla di uno di cui ho letto io, parla di un principe che aveva tutto, aveva persino la pietra che esaudisce tutti i desideri, però lui per generosità si libera di tutto e alla fine si libera proprio pure dei propri occhi, e poi alla fine della storia gli viene restituito tutto, perché con le storie non finisce neanche bene. E la caratteristica è che praticamente queste rappresentazioni che sono queste, questo lancio della farina in cielo, Gian Pietro è stato abilissimo a riprenderla. Questa rappresentazione durava una giornata intera, cioè le persone arrivavano lì la mattina, si portavano da mangiare e stavano a vedere, però anche se ascoltavano sempre la stessa storia, si appassionavano, come? Cioè c'è quella la sospensione della credulità, cioè dimenticavi tutto. E allora urlavano contro, dicevano, non gli devi dare gli occhi, ma cosa stai facendo? Ecco, c'è proprio una partecipazione passionale, oppure rimanevano, questa è uno ancelamo, ecco, e qua c'è una spettatrice che guarda stupita quello che sta succedendo, perché per loro queste rappresentazioni ogni volta erano diverse e suscitavano uno stupore. Questa signora invece, che suona questo tamburo a doppio battente, è rappresenta molto probabilmente rappresenta una Ratini. I Ratini sono delle divinità fra noi e ciò che ci sta sopra, e sono anche, a volte possono anche essere pericolose. E in alcuni casi ci sono di aiuto, per esempio dopo una pratica che è abbastanza sforzante, che si chiama del Niune, che è una pratica di digiuno che è abbastanza dura, perché comunque prevede anche il digiuno completo il terzo giorno, anche della sete. Dopo questa pratica arriva una Dakini, che poi è una persona travestita da Dakini, e ti dà una goccia d'acqua, e poi piano piano ti dà un bocchino di yogurt, riprendi a mangiare. E questo rappresenta proprio una divinità eterea che poi ti aiuta, ti porta la vita. Questa è un'esperienza molto bella, l'ho fatta una volta in dura, però devo dire che veramente rinasci. Cioè, dopo che sei stato 2 giorni senza mangiare, 1 giorno senza bere,
poi stai benissimo, cioè veramente la tua mente è assolutamente pura e ripulita da tutto. E tra l'altro fare qualche giorno di digiuno, lo dicono anche i medici, farebbe anche bene. Comunque questa è questa parentesi. Ecco, e adesso passiamo invece a quelli che sono i personaggi del Tibet. Allora, queste bambine, che anche loro rimangono stupite con tanta semplicità, sono le bambine che vedono passare il piccolo Bodhisattva, quello che avevamo visto all'inizio, quel bambino che vediamo nella prima foto del secondo pannello. E siccome ci credo, proprio rimangono estasiate. Invece questa, un po' civettuola, è Pema Chodron, la figlia del sindaco, di cui ci dice Fosco Marini. E lei si chiama Mingyur, cioè è la figlia di Mingyur, che è il capo del villaggio di Yatung. Dice, la famiglia di Mingyur è composta da una moglie bruttissima e infinitamente premurosa, e dei figli che non sembrano finire mai, 9, 10, non so. Fatto piuttosto eccezionale in un paese poco prolifico come il Tibet. Le due ragazze maggiori, Pema Chodron, che è lei, hanno 15 e 16 anni. Sarebbero carine se non si fossero tanto montate la testa per essere le figlie del sindaco, fra virgolette. Queste invece sono delle foto che ha fatto Gian Pietro Maltorin, stupende, incredibili veramente, di nomadi dell'ambito, appunto di quella zona del Tibet orientale. Lei è proprio felice di essere ripresa, e questa piccolina invece è proprio bellissima nella sua spontaneità. E qui passiamo ad altre figure di personaggi tibetani. Questa è Donna Yeshe. Donna Yeshe ce la descrive Fosco Marini. Torniamo all'alta società di Yatung. Come essa ha in Laobsang il suo pilastro maschile, così in Donna Yeshe vanta quello femminile. Donna Yeshe è la vedova di un personaggio che ebbe gran parte delle relazioni tra tibetani e stranieri. Era anzi un superiore di Laobsang stesso. Questa maestosa matrona rappresenta ormai a Yatung il supremo ed indiscusso arbitro sociale nella vita del paese. A differenza di Laobsang, chiuso nella sua agra vecchiaia, Donna Yeshe è una abile signora che cerca la compagnia e quindi la gente per lo più le vuole bene. Ecco, cioè, ci credo, comunque una casa stupenda ce l'avessimo noi. Ecco, e poi vediamo... Passando, vediamo, sempre qui siamo nello Yatung, qua ci sono delle donne che indossano il papuk, che è il tipico copicato tibetano. E qui invece, questa è praticamente, è anche abbastanza civettuola questa foto, perché Fosco Marini conobbe la figlia del medico di Yatung, il medico a Yatung ovviamente era una persona molto importante. E allora voleva fare qualche foto e questa bambina è andata a prendere i gioielli della madre morta, li ha indossati per farsi fotografare nel suo pieno splendore. Qua passiamo a un'altra scena dove vediamo, è sempre Amdo, queste sono le foto di Gian Pietro Maltorin dell'Amdo, magari potete mettere con noi, credete, per poter vedere meglio. E questa è una donna telaio, classico telaio che utilizzava forse anche Penelope, insomma è quello. Poi abbiamo uno scrivano al lavoro e qui abbiamo un ladro. È un ladro incatenato, perché cioè, in Tibet non è che si passa per mezzi termini, che però se la ride, non so se voi lo notate, è felice lui di essere fotografato. Diciamo che la giustizia in Tibet andava un po' così, un po' lì, cioè non è che c'è un sistema di leggi per cui a un certo reato tocca una certa pena. Magari ti davano una pena, poi si commuovevano, o pene anche severe, che prevedevano la mutilazione, e poi se girava
si commuovevano e non gli facevano niente, oppure magari per un reato meno grave subivano l'amputazione degli arti. E qui invece ci sono dei bambini che dovrebbero essere a Gianzè, bambini in strada. E qua arriviamo al terribile esercito tibetano. Cioè, l'esercito tibetano effettivamente fa ridere, era abbastanza disordinato, non aveva armi adeguate, infatti poi fu facilmente sconfitto nel 1950 quando i cinesi entrarono in Tibet. Poi il Tibet fu occupato per 8 anni, dal 1951 al 1959 ci fu un'occupazione più o meno soft in cui lo stesso Dalai Lama pensava che comunque potesse essere anche un'occasione l'arrivo dei cinesi per l'emancipazione del Tibet, perché il Tibet effettivamente il Dalai Lama stesso riconosceva, lo vedeva, era estremamente arretrato. Il Dalai Lama andò a Pechino, conobbe Mao, sembrava che Mao gli volesse anche bene, lui era molto ottimista e fecero un patto in 13 punti in cui il Tibet avrebbe avuto un'amplissima autonomia, tranne per quello che riguardava la difesa e gli esteri, che è una cosa che poteva andare stupendamente bene, solo che poi i cinesi sono rimangiati tutto. E nel 1959 poi il Dalai Lama, con un viaggio avventuroso, dovette fuggire in India, a Dharamsala, dove si trova attualmente. Per cui quando il... E Antonio, scusa, io devo andare, sono già le 4:10. Non so se qualcuno può sostituirmi. Non c'è qualche volontario? No, nessun volontario. Fino a questo punto. Ho fatto tanto tempo. Sì. Certo, grazie. Sì, se vuoi zoomare, cioè c'è questo joystick. Ok. Quando si avvicina, basta una mano praticamente. C'è l'orange così, no? Tieni così e proprio così. Così. Grazie. Arrivederci. Ciao Cristina, grazie. Per cui con un esercito, insomma, più o meno questo, ovviamente la resistenza alle forze cinesi non era proprio plausibile. Qua vediamo l'animale tipico del Tibet, che è lo yak, e qui vediamo dei monaci che si stanno divertendo, stanno facendo dei giochi. Ecco, e qua invece passiamo... questo è il monastero Sakya che si trova a Kyangfu, praticamente fra il Ladakh, il Sikkim e il Tibet. E qui sono raffigurate, queste sono, diciamo così, voi immaginate che turci e malaini entravano in questi templi in una penombra assoluta, infatti i tempi di costruzione poi saranno anche... Noi non abbiamo fatto le foto più grandi, perché sono delle foto che più grandi sarebbero sgranate ovviamente, perché usavano le pellicole dell'epoca con tempi di esposizione lunghe. E arrivavano in questi luoghi, praticamente qui c'era un odore profondo di candele fatte con il burro o di yak, per cui una situazione molto particolare, e vedevano queste immagini che facevano particolarmente impressione. Questa si chiama La tentazione del Buddha, e praticamente è un momento, forse il più importante, sicuramente il più importante della vita del Buddha, in cui il Buddha ebbe l'illuminazione in una notte. Prima di ottenere l'illuminazione fu tentato da Mara. Ora Mara non era il diavolo, Mara in qualche modo rappresenta il desiderio, la brama, è quella che in sanscrito è detto Tana,
la Brahma che è alla base della sofferenza dell'uomo. Però Mara le tenta tutte per impedire l'illuminazione del Buddha. E infatti, cioè, questo è questo momento è descritto in uno dei primi testi del secondo secolo dell'era volgare di Ashvarosha, che parla appunto della tentazione di Mara. E dice così: non appena Mara, per interrompere la quete del saggio Resakya, si rammentò del suo esercito, subito sopraggiunsero quelli del suo seguito, diversi d'aspetto e con aste, alberi, missili, clave e spade in mano. Avevano musi di cinghiali, di pesci, cavalli, asini e cammelli, facce di tigri, orsi e leoni ed elefanti, un solo occhio e molti volti, tre teste, 20 pendule e 20 maculati. Chi era privo di ginocchia e di cosce, e chi aveva ginocchia a forma di vaso, chi era armato di zanne, chi di unghie, chi aveva mani fatte a barile, chi più di un corpo, chi mezza faccia tranciata e chi un viso enorme. E praticamente in base a questi testi vengono riprodotte queste immagini, queste sculture. E ci dice Turci, ecco, è la tentazione del Buddha. E Marini riporta le parole di Turci. È Mara che cerca per l'ultima volta di sviare il pensiero del Buddha prima dell'illuminazione finale. Infatti, ecco lì, a fondo della cappella, una nobile statua del saggio. Sereno, ormai vincitore sul piano dell'assoluto, liberatosi per sempre delle illusioni della sostanzialità e del divenire, mentre Mara, amore, attaccamento, morte, tenta un incantesimo folle e fa sorgere dal profondo della fantasia più torbida tutto un popolo di mostri, mezzo animali e mezzo uomini, alcuni grotteschi, altri irti di libidine o furiosi di pazzia o di crudeltà, vibranti ognuno di una passione e di un orgasmo, liricamente agli opposti della serenità espressa nelle fattezze del Buddha. Il motivo è comune nell'arte buddista, ma certamente poche volte degli scultori hanno saputo creare una tentazione così sconcertante. Vengono subito a mente Hieronymus Bosch o i mostri di Palagonia in Sicilia. Non so se sapete la villa di Palagonia a Bagheria, in Sicilia, dove un aristocratico del Settecento, lei Villa dei siciliano, lo sa benissimo, praticamente, questo era un favore, praticamente riempì questa villa proprio di queste statue, maschere, di spettacolari, sì, sì. Maschere, tu, io non ci sono stato. No, neanche io personalmente, però... Grottesche, diciamo così, i demoni, di tutto, ma senza nessuna logica e senza fine, tutte le stanze piene di queste sculture, le ho viste in foto, ma vederle da vicino dicono che sia qualcosa di straordinario. Praticamente sperperò la sua ricchezza per fare questa cosa qui. Ed ecco qui, con secoli d'anticipo e rimpiena innocenza, corpi che divengono facce, occhi che si innestano sui tronchi e feste girando le docche, e poi seni di porco o spalle di cane, qui persone, quadri teste, sventrati, polifemi ed idre, tutta una fiera di teratologia trionfante, immagini che sarebbero giochetti se ciascuno di questi enti non avesse davvero un animo. Spesso le espressioni sono noi incomprensibili. Cosa vi turba? Cosa vi affanna? È un grido, una risata, un urlo, un muggito, un grugnito? Vivono un terrore o sono furibondi di rabbia, di voglia, di vendetta? Ecco, questo è praticamente... Poi c'è il gusto, no? C'è il gusto comunque del buddismo tibetano a rappresentare queste cose ancora in maniera atroce, come l'amplesso dei due scheletri, che proprio rappresenta l'impermanenza e la caducità di tutte le cose umane, per cui non è più un atto di amore, ma è un atto che fa vedere come tutto quanto risulta effimero. Questa è una statua del Buddha, invece. Questo è un mosaico della Dea Tara, una, appunto, delle divinità che comunque ci sono nella cosmologia buddista.
questa, c'è una foto di questa stessa, questo stesso affresco con un buco qua, un buco là, successivo alla rivoluzione culturale. Ecco, e adesso passiamo, arriviamo a Ghiazzè. Praticamente, Fosco Marini, Ghiazzè è una città che si trova ad ovest di Lhasa, la capitale del Tibet. E praticamente è stato, perché tutte queste città di fatto per molto tempo furono praticamente dei piccoli stati, è stato uno stato molto potente nel 1300-1400, poi è diventato parte del Tibet. E Ghiazzè significa vetta regale, per cui la cosa, diciamo così, questa è praticamente la foto come vive Ghiazzè e Fosco Marini quando ci arrivò, per cui cioè, starebbe benissimo in un film di fantascienza, secondo me, con tutte queste strutture, con questo tempio che poi è un chorten, che sembra un'antenna proiettata verso l'infinito, è veramente qualcosa che va al di là della nostra immaginazione. E ovviamente poi Gian Pietro Maturin è consapevole delle foto di Fosco Marini, fa più o meno dallo stesso punto ai nostri giorni. Questo è il forte, il forte di Ghiazzè. Per questo appunto erano degli stati che si dovevano estendere agli stati vicini, per cui il sistema di fortificazione era molto importante. Questa è sempre la stessa foto, diciamo, analoga, a secoli di distanza, il forte di Ghiazzè visto dal basso. Qua siamo sempre a Ghiazzè. E questi sono i chorten. Praticamente il chorten è lo stupa. Lo stupa è il tempio per eccellenza, no? del buddismo. Lo stupa diventa poi, quando arriva in Estremo Oriente, diventa pagoda. Ma il senso è sempre quello. Lo stupa aveva all'inizio soprattutto il significato di raccogliere le vestigia dei maestri. Infatti, nello stupa più importante, che è quello che, adesso mi sfugge il nome, comunque, dove praticamente è morto il Buddha, è raccolto qualche vestigia del Buddha, cosa che comunque probabilmente non è vero, perché proprio per evitare che il Buddha fosse oggetto di venerazione, quando morì le sue ceneri furono disperse. Comunque c'è questa idea qua, per cui lo stupa o chorten è questo è praticamente un disegno che lo fa vedere. Ogni parte rappresenta un elemento, aria, fuoco, acqua, terra, ma soprattutto la cosa più importante è che costruito sulla base di quelle che dovrebbero essere le dimensioni ideali del Buddha. Cioè il Buddha praticamente ha determinate dimensioni che poi servono quando viene riconosciuto un piccolo lama o viene riconosciuto addirittura il Dalai Lama. E in base a queste dimensioni, dimensione della testa, dimensioni, immaginate che là questo rappresenti la testa, poi il corpo, le braccia, le gambe, in base a queste dimensioni ideali vengono realizzati gli stupa o chorten o pagoda, che dir si voglia. Per cui questo siamo sempre a Ghiazzè, questo è il chorten, questa è una strada di Ghiazzè con il chorten sullo sfondo, e questo è un altro, questo è un tempio, si chiama Kumbum, che vuol dire 100.000, che è un tempio di Ghiazzè sempre molto importante. Invece quest'altro chorten si trova a Guge, e Guge è nella zona più occidentale del Tibet, della regione autonoma del Tibet, sempre regione autonoma. Scusate. Allora, quello lì, no, l'avete conosciuto, quello è l'Everest, quello è l'Everest, è detto in tibetano Chomolungma,
però non tu dai il nome Everest, nonostante che Everest, che era il geografo che per prima individuò le dimensioni del Chamulungum, aveva detto che tutti i monti dovevano avere i nomi con cui venivano chiamate dalle stirpe locali. Invece Zacchi da Pere Mossi aveva il nome Everest. E questo è praticamente, anche qua, Gian Pietro Mattolin sarebbe stata la persona più adatta, la cui luce è stata, e ha scattato questa foto dal campo base che si trova in Tibet. Il campo base praticamente è molto importante, cioè è praticamente l'ultimo punto a cui ci si può arrivare liberamente, da lì poi si parte e si va verso l'Everest, si scala la cima più alta del mondo. Non so se c'è qualche appassionato di montagna qui. Sì, insomma, questi livelli, ma... No. Ma è considerata la Dea Madre. Sono la Dea Madre. E praticamente chi è appassionato di montagna forse conosce questo signore qui. Questo qui, lui è Tenzing Norgay, che fu quello che con Sir Edmund Hillary fu il primo a scalare il Tibet, dal versante nepalese però, perché intanto il Tibet era stato occupato dai cinesi ed era rimasto chiuso. E lui fece parte con Fosco Marini di una spedizione del 1948 in Tibet. Fu fotografato ancora prima ovviamente che scalasse l'Everest, per cui era quasi uno sconosciuto. E le storie sono sull'Everest sono molto belle, cioè belle, tragiche, perché negli anni che vanno, dal 1920-1930, ci furono queste numerose spedizioni inglesi, in particolare Mellory, che si persero. Si pensava che avessero raggiunto l'Everest, ma naturalmente no. Mellory Irvine, poi il corpo di Mellory fu ritrovato un decennio fa, 15 anni fa, il corpo di Irvine, che era con lui nella spedizione del 1923, non fu mai più ritrovato. Queste sono le leggende dell'Everest. E praticamente c'è tutto questo interesse, nasceva da motivi soprattutto colonialistici, no? Sì, l'impresa di conquistare qualche cosa, però l'importante è che l'uomo occidentale mettesse le proprie bandiere in pezzetti del pianeta. Infatti, quando gli fu chiesto al Dalai Lama, ma lei seguiva queste spedizioni che avvenivano a poca distanza di casa? Lui dice, no, ma sapevamo che c'era qualche folle che faceva quelle cose, ma proprio non riuscivamo a capire qual era il significato di andare a disturbare la Dea Madre da quelle parti a quelle altezze. Questo invece è il Kanchenjunga, visto da Darjeeling, cioè proprio da dove è passato lui. Darjeeling è quel posto dove riesce il tè meraviglioso, se c'è una appassionato di tè. Tè di alta montagna di ottima qualità. E questo praticamente Marini nel 1948 è passato proprio da Darjeeling e fece questa meravigliosa foto. Qui passiamo invece ai luoghi più mistici del Tibet, e questo è il Monte Kailash. Ora, il Monte Kailash è un monte sacro, un monte sacro sia per i buddisti, ma non solo, anche per gli induisti. Per gli induisti rappresenta in qualche modo quello è il tronco di Shiva. E poi è sacro anche per i seguaci di quella religione del Tibet originale che sono i Bon. Per cui si credeva che dal Monte Kailash sociassero tutti i fiumi dell'Asia, cioè l'Inda, il Gange, il Brahmaputra. E Brahmaputra in Tibet è Tsangpo. È sempre lo stesso fiume, però in Tibet viene chiamato Tsangpo perché attraversa la zona dello Tsang. Lo Tsang è la regione dove c'è l'Asa. E in effetti solamente il Gange sgorga dal Monte Kailash. Dal Monte Kailash viene fatto una deambulazione proprio intorno a 5.000 metri di altezza,
è una deambulazione sacra, a cui partecipano anche persone che vengono o magari dall'India. Il ritorno del Buddha che viene una volta all'anno. Qualcuno ha visto la chat, il film? E poi l'hai spiegato benissimo. È una deambulazione, sì, e i buddhisti come sono pratici, hanno un metodo di sacra, che rappresenta la nascita della morte del Buddha, che sono solo questo in questo tempo. Per cui praticamente viene fatta, viene proprio nel giro di 2-3 giorni, e viene fatta la deambulazione di tutto il Monte Kailash, che però è una deambulazione che è a 5.000 metri d'altezza, per cui molte persone che magari vengono da Darjeeling e dall'India ci lasciano la pelle, anche noi probabilmente, perché non hanno avuto la possibilità di acclimatarsi. E ovviamente dice la deambulazione. I buddhisti tibetani la fanno come l'abbiamo fatta noi, cioè la fanno così. Invece in Borgo la fanno dall'altra montagna, per cui a volte si incontrano e si salutano. Invece questo è il lago Manasarovar. Allora, il lago Manasarovar è un altro luogo sacro del buddismo, e si trova a 4.500 metri di quota. Ed è anche questo è sacro, si trova, non è molto, neanche molto distante dal monte Kailash. Fatto sta che il monte, che è il lago Manasarovar, è sacro a numerosi religiosi, per cui al suo qui sono lasciate delle pietre devozionali con caratteri tibetani, e però intorno a questo lago si ergevano numerosi monasteri di tutte le fedi, per cui buddiste, ma anche sicuramente Borno, forse anche qualche monastero islamico, e pare che ci fosse anche, anzi sicuramente, perché ci sono delle testimonianze scritte di qualche occidentale che arrivò da queste parti, padre Andrade, che individuò dei monasteri nestoriani, dei cristiani nestoriani, di cui avevo accennato prima, che evidentemente erano arrivati anche in Tibet, dove c'era una certa tolleranza. Ecco, quello invece è il lago Ram, è un altro lago, diciamo così, così sacro. E questo invece non so bene che monte sia, comunque è un paesaggio montano del Tibet. Ecco, e adesso abbiamo praticamente finito, qui siamo proprio alla conclusione. Qua ci sono dei monasteri, e c'è questo un complesso monastico di Gugge, e questo è un chosten che si trova anche a Gugge. Grazie.